Salutiamo il sindaco Luigi De Magistris seduto alla mia destra. Buongiorno. Salutiamo il dirigente scolastico del Galileo Ferraris, professor Saverio Petitto. Salutiamo la dirigente del ISIS Sereni, Daniela Carotenuto. Salutiamo l'assessore Marrazzo alla scuola della città metropolitana. Salutiamo e ringraziamo per la collaborazione di questi anni, anche per la formazione, il dottor Mimmo Pennone dell'ufficio stampa, capo ufficio stampa della città metropolitana, e Raffaele De Giudice dell'ufficio stampa città metropolitana. Ringraziamo vivamente i docenti che sono presenti oggi in questa sala e anche tutti i docenti che hanno contribuito alla nascita e alla realizzazione di questo progetto. Ovviamente salutiamo e ci congratuliamo con i ragazzi presenti in sala, con i ragazzi presenti, come vedete, dietro le telecamere, e con gli studenti e le studentesse che stanno lavorando, anche se non li vedete, nella sala attigua, che è la sala regia e montaggio. Dopo questi ringraziamenti vorrei brevemente, ma veramente brevemente, raccontare un po' che cos'è questo progetto Web TV Metropolitana. Il progetto nasce nel 2016 e ha l'obiettivo di realizzare per varie scuole dell'area metropolitana, che poi si sono messe in rete con la firma di un protocollo, una televisione di informazione. Perché una televisione di informazione? Perché abbiamo voluto dare ai ragazzi la possibilità di raccontarci il mondo che vedevano con i loro occhi e di narrarci il mondo con le loro parole, perché come sapete bene non sempre le narrazioni e gli sguardi dei ragazzi sono visti in televisione o ascoltati alla radio, perché sono sistemi un po' più complessi, un po' più lontani dal mondo dei giovani. La sensibilità del sindaco, che ci ha sostenuto sin dal primo momento, la collaborazione economica e professionale della città metropolitana, l'impegno di tutte le scuole della rete, ci hanno permesso di realizzare una redazione in ogni singola scuola delle reti. Ovviamente dopo un percorso di formazione, un percorso che è stato seguito dai docenti delle scuole, dai ragazzi delle scuole, con il contributo dell'ufficio stampa della città metropolitana. E quindi loro hanno avuto la possibilità di formarsi inizialmente. Ora queste redazioni sono rodate e siamo pronti a creare un format, che ovviamente non potrà essere un format giornaliero e neanche settimanale, perché insomma i ragazzi hanno tanti impegni, ma sicuramente mensile, dove loro andranno in onda, e in questo format ci saranno una serie di rubriche e ci sarà sicuramente l'entusiasmo e la passione che i ragazzi portano in tutte le loro attività. Adesso, prima di passare la parola ai ragazzi, che sono i veri protagonisti di oggi, guardiamo brevemente un video che è stato prodotto dalla città metropolitana.
Ma tuttavia pensiamo che tutto questo non sia completamente sufficiente per un riscatto della città. Noi giovani vogliamo riaffermare con ancora più passione i nostri diritti, che però purtroppo vengono continuamente lesi nelle scuole, nelle agenzie di assicurazione, negli stati. E quindi vorrei chiederle se è possibile intervenire con una commissione di garanzia sui diritti dei cittadini partenopei. Allora, innanzitutto buongiorno, sono contento di essere qua e devo dire anche molto contento di questo progetto che viene autogovernato nella maniera migliore dalle comunità scolastiche, quindi sono davvero orgoglioso di questo che si possa fare nella nostra città, nelle nostre scuole, nell'incontro tra le ragazze e i ragazzi delle varie scuole, non solo di Napoli ma dell'intera città metropolitana. C'è sempre un diritto da conquistare e non bisogna mai arrendersi, nemmeno quando il contesto complessivo, finanziario, economico e normativo sembra costringerti alla resa. A Napoli c'è una grande sete di giustizia, a Napoli, a Pomigliano. Quando parlo di Napoli, do questa premessa, intendo l'area metropolitana di Napoli, pur essendo io sindaco di Napoli, sono anche sindaco della città metropolitana. Quindi se si possono creare dei luoghi, noi ne abbiamo creati molti nella città di Napoli, in cui ci si confronta insieme per lottare per la conquista di ulteriori diritti, noi stiamo da quella parte, perché lo facciamo ogni giorno, sappiamo le sofferenze, sappiamo le ansie. Domani io devo andare a fare un dibattito sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e so perfettamente che nei luoghi di lavoro spesso i diritti sono compressi, come tanti diritti nella nostra città non sono pieni, però dobbiamo lottare tutti. La Costituzione non è patrimonio solo di chi ricopre un incarico istituzionale affinché venga attuata, ma è compito di ognuno di noi cercare di lottare per i diritti. Io l'ho sempre fatto, l'ho fatto da studente, l'ho fatto da universitario, l'ho fatto per 15 anni da magistrato, adesso lo faccio da sindaco. E concludo dicendo che da soli non si va da nessuna parte, quindi se uno chiede solamente non potrà mai ottenere un risultato soddisfacente al massimo, se invece facciamo un lavoro di squadra tutti insieme, credo che anche a Napoli possiamo sempre di più conquistare pezzi di diritto che ci soddisfano sempre di più, pezzi di diritti che ci soddisfano sempre di più. Quindi sono favorevole alla commissione, se la vogliamo creare, però come mi piace fare, proponetemela nei termini che ritenete più efficace e poi ci confrontiamo e vediamo se quel modello è il più utile possibile alla nostra città metropolitana. Buongiorno signor sindaco, sono Concetta Iaquino dell'istituto Sisto Emilio Sereni a Fragola Cardito e volevo porre una domanda. Quale ruolo le autonomie locali sono chiamate ad interpretare in maniera attiva e quali interventi concreti essi dovrebbero favorire per riqualificare la funzione della nobile scuola, quale una fondamentale agenzia di, educativa e un presidio di legalità sul territorio? Allora, le autonomie sono fondamentali, purtroppo nel nostro paese le autonomie sono molto compresse, il paese è ancora molto centralistico, certe volte anche molto autoritario, però bisogna avere il coraggio di invertire la rotta, un po' anche nel documento che avete prima fatto scorrere in televisione, sullo schermo, si nota che per esempio in questi 3 anni noi abbiamo invertito molto la rotta di investimenti proprio sulla scuola. La scuola significa la prima comunità di autonomia, perché è nella scuola che si forma anche il pensiero critico, si formano le convinzioni, si formano i convincimenti per costruire tutti insieme una comunità migliore. Quindi io credo molto alle autonomie e mi batto ogni giorno perché alle città sia data più autonomia, sia data più possibilità di decidere e non semplicemente di essere un soggetto destinatario di decisione altrui, così come secondo me lo deve essere la scuola. E così se noi rafforziamo le autonomie nei nostri territori si vive anche meglio, perché il cittadino si sente partecipe alla vita della comunità. Questa è la democrazia partecipativa, così come è importante nelle scuole e nelle città, è importante che si possa realizzare in tutte le comunità. E là diventano anche presidi di legalità, che la legalità non è solo la repressione, ma anzi la legalità è costruire luoghi in cui le persone si possono confrontare, possono trovare ragioni di stare insieme agli altri. Grazie, prego la prossima. Buongiorno signor sindaco, mi chiamo Andrea e frequento il liceo linguistico statale del Mare del Canto a Veneto di Napoli. Volevo chiederle come mai il quartiere Collinare del Vomero si differisce per la sua grande presenza di agenti di polizia municipale, mentre in altri come il nostro abbiamo una significativa carenza? A Melito. Non ho che il luogo. Il luogo della scuola, no? Melito. No, sì, Melito di Napoli. Allora, chiaramente qua andiamo su competenze diverse.
perché Napoli ha la competenza, cioè la Polizia Municipale di Napoli dipende dal Comune di Napoli, Melito il Comune di Melito. Quindi io posso rispondere in generale e dirvi che tutti i comuni sono in difficoltà, nel senso hanno poche risorse, pochi mezzi e pochi poliziotti municipali. Poi invece c'è un dato vero sul quale io però spesso anche un po' mi arrabbio, che anche all'interno dello stesso comune, penso a Napoli in questo caso, la Polizia Municipale dovrebbe, anche se poca, essere in modo un po' più uniforme presente in tutta la città. Certe volte si avverte che c'è una maggiore presenza, ad esempio, al centro e una minore presenza in periferia. Quindi questo è un tema invece che bisogna migliorare pur in assenza forte di risorse. Pensate, il Comune di Napoli dovrebbe avere per strada circa 2.000 poliziotti municipali, ne ha in organico solamente 500. Perché i governi negli ultimi anni non ci consentono di assumere, non ci consentono di far scorrere graduatorie. Noi abbiamo fatto un concorso per poliziotti municipali, ne potremmo assumere 150 e i governi ci impediscono di farlo. Ecco le autonomie di cui parlavamo prima. Poi questo è il tema vero, che se tu non consenti ai comuni di investire, chi ne soffre non è il sindaco solamente, ne soffrono i cittadini, ne soffrono i servizi e ne soffre la qualità della vita in una comunità, vuoi a Melito, vuoi a Pomigliano, vuoi a Fragola, vuoi a Napoli. Chiaramente Napoli, che ha pure molte più complessità, però certe volte ha anche qualche vantaggio in più rispetto ai comuni più piccoli, dove talvolta le risorse economiche sono ancora minori. Prego. Buongiorno sindaco, sono Gerardo Sirico, frequento il liceo classico Genovesi. Lei è il sindaco di Napoli, quindi di Neapolis, città nuova, diversa, dove vive gente che non ha paura del diverso. Henry De Luca dice nella sua preghiera laica: «Mare nostro che non sei nei cieli, accogli le gremite imbarcazioni senza una strada sopra le tue onde». Possiamo gridare all'Europa che una strada che sarà sempre e sicuramente aperta è quella che giunge al porto di Napoli? Grazie di questa domanda, perché è una sensibilità assolutamente comune. Io voglio fare un augurio alla città, che la città non perdi mai la sua umanità, il ricordo della sua storia e che non ci sia mai razzismo nella nostra città. Che Napoli sia città rifugio, perché ognuno di noi qua è la mescolanza di tanti popoli, di tante culture, di tante razze e di tante religioni. Non saremmo i napoletani con la storia che abbiamo, dai greci ai romani. E mi fa molto piacere che questa città e la nostra area metropolitana, nonostante le sofferenze e le difficoltà, ha un cuore davvero grande. Ieri sera sono stata un'iniziativa bellissima, per un'iniziativa di solidarietà per la costruzione di apparecchiature di un ospedale neonatale del Benin. C'era un sacco di gente e molta gente povera, e se posso dire proprio un'ultima cosa, perché è un tema che tocca la mia sensibilità, siccome io in 7 anni e mezzo di sindaco ho visitato tante scuole, non mi posso mai dimenticare una lettera di una bambina di una scuola elementare di Ponticelli, che aveva un contesto familiare davvero drammatico, il papà che era stato ammazzato e la madre in carcere, quindi viveva con i nonni o con gli zii, adesso non mi ricordo perché è passato molto tempo. Scrisse, c'era stato da poco una tragedia nel Mar Mediterraneo, e lei disse: io sono povera, sono una famiglia povera, mia mamma mi raccontò la storia, disse, però io la sera so dove andare a dormire, fai qualcosa, fate qualcosa perché non ci siano bambini come me che muoiono nel Mar Mediterraneo. È una lezione di politica fatta da una bambina della periferia della nostra città. Quindi mi fa molto piacere che dalle scuole di Napoli venga in questo momento, quando il vento sembra essere tutto andare in un'altra direzione. Io da politico vi voglio dire che a me non mi interessa se la mia posizione mi fa consenso politico o meno, io starò sempre dalla parte delle libertà civili, dell'umanità e della solidarietà e dell'uguaglianza. Grazie. Prego. Buongiorno signor sindaco. Buongiorno. Sono Tiziana Salemme e frequento l'indirizzo turistico all'Istituto Francesco Saverionitti di Napoli. La nostra scuola ha realizzato nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro un portale che promuove le imprese artigiane e le eccellenze artistiche napoletane e campane. Grazie a questo progetto promosso dal nostro dirigente scolastico abbiamo cercato di valorizzare al meglio il nostro territorio. Ma la domanda è possibile che il comune attui dei percorsi nelle scuole che incentivino i ragazzi a valorizzare sul rispetto della nostra città di Napoli? Questo lo trovo un percorso assolutamente condivisibile, cioè io credo che sempre di più bisogna comunicare tra i ragazzi e le scuole, la comunità scolastica, l'amministrazione comunale.
noi facciamo tantissime iniziative e credo che però sia importante che alcune proposte possano venire anche da voi. Per esempio, io troverei molto utile se su questo tema, come in come su altri temi, voi abbiate delle proposte da farmi che le potremmo fare insieme, perché è ancora più bello quando una iniziativa sulla formazione, sul percorso professionale, sull'avviamento al lavoro, sul prendersi cura della città venga proprio dai giovani. Quindi, al di là delle tante cose che già si fanno, se avete delle idee da questo punto di vista, perché io sono dell'idea che la città migliora se tutti noi ci prendiamo cura della città. E vi posso comunicare che Napoli in questo momento continua a essere la città d'Italia che ha il maggior numero di luoghi piccoli e grandi che sono stati adottati dai napoletani. E molti lo fanno i stessi giovani della nostra città. Il prendersi cura significa difendere la nostra città. Se lo cominciamo a fare insieme nelle scuole, con dei progetti specifici e concreti, noi ci siamo. Grazie. La prossima. Buongiorno Sindaco, sono Emanuela Diana dell'IT Galileo Ferraris. Il progetto Web TV Area Metropolitana ha permesso a molti ragazzi di fare delle esperienze formative utili ed interessanti, di scoprire passioni nascoste e di consentire la collaborazione con ragazzi appartenenti ad altre scuole. Per questo possiamo contare ancora sul suo sostegno per far sì che questa esperienza cresca nel tempo? L'ho fortemente voluto quando era un'iniziativa completamente creativa. Ho molto apprezzato che lo stimolo sia arrivato dai ragazzi, quindi non solo confermo il mio impegno, ma rilancio. Nonostante abbiamo difficoltà economiche, non vi sto a dire, qualcuno dice che quando ci sono difficoltà economiche bisogna rinunciare agli investimenti sulla cultura. Siccome l'informazione autonoma, libera e indipendente per me è cultura, siate certi che io non solo confermerò l'impegno che ho fatto sinora, ma lo voglio aumentare e diffondere questa esperienza in altri luoghi della nostra città e della nostra città metropolitana, farlo in base alle esigenze, alle proposte, agli input che vengono dalle scuole. Quindi credo che questo sia fatto molto importante, perché l'Italia, tra i vari problemi, soffre anche un problema di un'informazione che non sempre è libera, autonoma, indipendente e plurale. Informazione significa innanzitutto racconto del fatto nella sua oggettività. Quando il fatto è raccontato e non è nascosto e non è censurato o non è strumentalizzato, poi c'è il pluralismo delle opinioni. Perché se tu racconti il fatto per com'è, poi ognuno giustamente si fa la sua opinione. C'è chi la pensa in un modo, c'è chi la pensa in un altro, è la democrazia. Invece certe volte tu hai proprio la notizia falsa o la notizia che non viene raccontata. Io certe volte mi ritrovo delle cose incredibili, quindi per me è fondamentale ed è voi nel fare questo state facendo vivere la Costituzione repubblicana, in particolare l'articolo 21, la manifestazione libera del pensiero, che è un articolo molto importante, che è un baluardo della Repubblica Democratica nata dalla resistenza al nazifascismo. Grazie. Prego. Buongiorno signor Sindaco, sono Carlotta Napoletano dell'Istituto Francesco Saverio Nitti di Napoli e volevo chiederle come mai la bonifica di Bagnoli ancora non è stata attuata nonostante i continui impegni dei governi precedenti e come poi l'amministrazione comunale intende riqualificare la zona? Allora, la bonifica in realtà è partita grazie alle battaglie che abbiamo fatto in questi anni con l'ordinanza che io feci il 2 dicembre del 2013, chi inquina paga, costringendo il governo finalmente a mettere dei soldi. Però questa domanda è molto importante perché mi consente di ricordare una cosa a voi, a chi ci ascolterà, che i soldi finiscono a fine anno, che il governo ha finanziato fino alla fine del 2018, quindi nella legge di bilancio che approveranno tra qualche giorno è necessario che il governo garantisca il completamento delle risorse economiche per la fine della bonifica. La fine della bonifica è prevista per il 2021, nel frattempo partiranno tra fine anno e inizi 2019 le gare per la rigenerazione urbana di Bagnoli, perché dopo le bonifiche ci sarà dopo la rimozione della colmata e la bonifica ci sarà il recupero della balneazione, della linea di costa, della spiaggia pubblica, del parco urbano, dell'archeologia industriale, insomma di non cementificazione, ma un'area finalmente che risarcisca quello che Bagnoli ha pagato sulla pelle soprattutto degli abitanti del quartiere, ma è l'intera città che ha pagato un prezzo altissimo per le ragioni che dicevi tu prima, per sperpero del denaro pubblico, cattiva politica, collusioni tra affari, politica e camorra. Ma con gli anni passati la difesa di Bagnoli, la difesa della città contro lo sblocca Italia, la lotta contro i commissariamenti, abbiamo raggiunto un accordo istituzionale molto importante
E approfitto per ringraziare tutti i movimenti, tutte le associazioni, tutte le scuole, la decima municipalità, la mia maggioranza, la giunta, i napoletani che hanno difeso la città. Abbiamo raggiunto un accordo molto bello, quindi manteniamo alta l'attenzione, perché il governo ci deve mettere i soldi per completare la bonifica, perché se si interrompessero i lavori della bonifica sarebbe veramente una tragedia. Grazie, prego, la prossima. Buongiorno signor sindaco, sono Russo Gioacchino dell'ISIS Emilio Serenia, Fragola Cardito. Volevo chiedergli quali azioni devono sostenere le classi dirigenti per far sì che ci sia un avvicinamento tra istruzioni e comunità locali, dato dal relativo fatto della realtà complessa condizionata dalla disoccupazione e dalle varie tipologie di disagio socio-economico. Ma innanzitutto ci sono dei luoghi in cui i cittadini possono partecipare. Al Comune di Napoli abbiamo le consulte sulla mobilità, le consulte sull'ambiente, l'osservatorio dei beni comuni, la consulta sul debito. Teniamo tanti luoghi in cui i cittadini possono partecipare. Poi una politica illuminata è quella che sta tra la gente. A me piace molto stare tra la gente, ascoltare, ma la democrazia partecipativa non è sufficiente limitarla all'ascolto. La cosa bella è decidere insieme, prendere le decisioni insieme, ascoltare, condividere e decidere come comunità. In questo modo tu fai diventare le persone sempre più sensibili alla cura complessiva del bene comune da fare insieme, e nello stare insieme riesci anche a raccontare le opportunità che ci sono nella nostra città per non cadere nel baratro della depressione, oppure nel pensare che non cambia mai nulla, ma addirittura le opportunità di lavoro. Ragazzi, pensate che negli ultimi anni, grazie soprattutto alla rinascita culturale, turistica e commerciale della nostra città, si sono creati migliaia e migliaia e migliaia di posti di lavoro che consentono a tanti ragazzi. Poi c'è il tema dello sfruttamento del lavoro nero e minorile, quello è un tema da aggredire con la giusta determinazione, ma questa opportunità è un'opportunità importante che dà a dei ragazzi anche la cifra che c'è un'alternativa. E noi dobbiamo anche raccontarla l'alternativa. Se me lo consentite, un'ultima riflessione che voglio fare nel risponderti alla tua domanda sull'importanza dell'informazione e del mondo dei media. Perché se si racconta solo il male e non racconti anche il bene, tu non dai la possibilità, con la potenza che ha un mezzo di comunicazione, certo, alle persone di decidere. Noi dobbiamo essere forti a far decidere che la potenza di un teatro, la potenza di una chitarra, la potenza di una redazione fa più rumore dello sparo di una pistola. Invece quando ascolti certe volte la televisione sembra che esista solo lo sparo, è come se i giovani a Napoli fossero tutti dediti a stese, spari e coltellate. Quella è una parte di realtà che fa male, è una parte che esiste, ma viva Dio, raccontiamo anche l'altra parte, in modo che diamo la possibilità a ragazzi che vivono in contesti difficili, dove non hanno magari la possibilità di fare il ragionamento che io sto facendo, di dire: ah, vedete, c'è un mezzo di comunicazione gestito da ragazzi che ci stanno dicendo che a Napoli, a Melita, a Pomigliano, a Cardi c'è il degrado, c'è il malaffare, c'è la camorra, ma c'è anche l'alternativa, c'è la piazza di spaccio, ma c'è la piazza di legalità. E guardate che se si indica la via del bene tra il bene e il male, la gente alla fine sceglie il bene, perché chi sceglie il male o va in galera o rimane ammazzato. Chi sceglie il bene, magari la vita è complicata, perché poi questo è il paradosso dell'umanità, chi sceglie la giustizia deve scalare montagne, però dipende uno poi come vuole vivere. Almeno l'alternativa gliel'hai data e gliel'hai raccontata. Perciò il lavoro che fate voi con la televisione, con la web, con questa redazione, secondo me è fondamentale per voi, ma anche moltissimo per i vostri coetanei. Certo, anche perché darà spazio alle voci di tutti, cioè sarà talmente indipendente e autonoma dai poteri consolidati. Prego, la prossima. Poi siete autonomi, immagino anche da tutti, no? Certo, anche da noi sono autonomi. Prego. Buongiorno signor sindaco, sono Alessia Polverino e frequento il liceo linguistico Immanuel Kant di Melito di Napoli. Volevo chiederle che cosa ne pensa riguardo l'ultimo annuncio di Salvini in cui sostiene di voler venire a Napoli per portare ordine e pulizia in alcuni quartieri. Allora, dire portare ordine e pulizia mi pare questa, non mi risulta che egli sia, diciamo, l'autista di una spazzatrice, oppure di cui noi avremmo tanto bisogno. Il termine pulizia detto da Salvini mi ricorda un altro ragionamento, che è un po' quello che va in linea con quello che è accaduto ieri, dove lui vuole inserire nel decreto legge sulla sicurezza la chiusura alle ore 21 dei negozi etnici. Quindi dovrebbero chiudere i negozi
sono africani, sì, a questo punto etnici anche quelli cinesi, a quel punto anche quelli americani, a quel punto anche quelli spagnoli. Certo. Perché etnici che significa? Poi dirà che quelli napoletani sono diversi sono a quelli etnici. Di un altro. Se Salvini vuole veramente migliorare la sicurezza della nostra città, c'è lo strumento che è previsto dalle leggi della Repubblica Italiana. Ci vogliono più pattuglie, più forze di polizia, più mezzi e più risorse. È molto semplice, io ho fatto il magistrato per tanti anni. Se vuoi maggiormente prevenire le stese, prevenire le rapine, prevenire gli omicidi, devi avere più pattuglie di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale che controllano il territorio. Lo Stato deve investire sulla sicurezza. Se invece, come dire, la sicurezza significa creare comunità del rancore, pensare che la nostra insicurezza deriva da qualcuno che ha la pelle dal colore diverso, alla fine così faremo la caccia al diverso e non solo non aumenteremo la sicurezza, chi semina rancore sta creando le condizioni per sentimenti di vendetta. A me non piace proprio questo clima. A me piace l'idea di un'Italia in questo caso, ma Napoli l'abbiamo già detto prima, che sia accogliente, che sappia tendere la mano. Noi non dobbiamo dimenticare che nel 1928 ci fu un editto del governo di Washington, quando i meridionali, compresi i napoletani, certo, andavano non per turismo, ma emigrando a New York, venivamo definiti negroidi. Oggi a New York non ci sarebbe il sindaco di Sant'Agata dei Goti, che si chiama Bill de Blasio, comandante dei pompieri di New York e di Procida, il governatore di Sorrento. Cioè, voglio dire, come possiamo dimenticare questo? Allora, la sicurezza si ha rafforzando il controllo del territorio, facendo funzionare meglio gli organi dello Stato, ma assolutamente no creando rancore, creando paura, facendo caccia al diverso. In questo caso non solo non aumenti la sicurezza, anzi aumenti la tensione e aumenti l'insicurezza. Un'ultima cosa statistica la voglio dire, perché non tutti la sanno, questa deriva anche dalla mia esperienza pregressa di magistrato: il luogo più insicuro della vita è la casa. Cioè, molti pensano che la maggior parte dei reati si fanno per strada, la maggior parte dei reati si consumano in casa e molte volte sono reati brutti e di violenza. Questo significa che una città diventa più sicura se le persone cominciano ad avere la voglia di uscire di casa, fare iniziative, fare gli artisti di strada, riempire le piazze di cultura, riempire le piazze di gioia. E un'ultima cosa proprio, perché visto che tu hai toccato un tema che mi è caro, quello della sicurezza, io credo che la città deve ad esempio liberalizzare gli artisti di strada. Noi l'abbiamo fatto 7 anni fa, sì. Vedete le Iorit di questi giorni, quelli che suonano il violino, che suonano le cose, e noi l'abbiamo liberalizzato 6 anni fa, perché prima si pagava una tassa per poter fare quello. 3 ordinanze dei sindaci, miei colleghi dei giorni scorsi, il sindaco di Pisa ha fatto un'ordinanza vietando ai cittadini di sedersi nella piazza principale di Pisa, perché sedersi può essere un pericolo per la sicurezza. Il sindaco di Firenze ha fatto fermare dalla polizia 2 ragazze che facevano il mimo in piazza, le ha consegnate alla questura per farle espellere, e il sindaco di Venezia sta formando i poliziotti municipali a correre più velocemente per rincorrere i nigeriani. Mo, nella vostra mente, come comunità, la comunità è più sicura se noi portiamo la cultura gratuita nelle strade o se vietiamo di uscire, di vivere, di respirare e di fare cultura? Attenzione, perché con la paura non si va da nessuna parte. Con lo stare insieme e quindi affrontare anche insieme le difficoltà, noi possiamo andare molto lontano. Ecco perché mi piace Napoli, perché Napoli è una città non conformista, una città ha una grande cultura, ha una grande sete di giustizia, ha una grande voglia di lottare per i diritti, è anche un po' una città anarchica, è anche un po' una città sregolata, tutto quello che volete, ma sicuramente questo messaggio di paura io penso che non attecchirà nella nostra città, almeno questo è il mio auspicio e questo è l'impegno che cercherò di mettere per quello che posso fare nei prossimi anni. Grazie. Prego. Buongiorno signor sindaco, io sono Maria Rosaria Di Marzo del liceo Antonio Genovesi e vorrei chiederle, secondo lei, in cosa si differenzia Napoli rispetto alle altre città e quali sono i tratti che dovrebbe abbandonare per acquisire quelli di altri centri urbani? Sì, certo, non siamo perfetti, attenzione, anzi abbiamo tanti limiti, ma io non smetterò mai di ringraziare i miei genitori di avermi fatto nascere a Napoli. Poi ho scelto di vivere a Napoli, convintamente. Alcune delle qualità sono quelle che abbiamo raccontato adesso: umanità, cultura, passione, fantasia, creatività,
Però nello stesso tempo ci sono anche degli aspetti che dobbiamo sicuramente migliorare. Ancora una fetta non troppo piccola, purtroppo, di persone non hanno cura adeguata della città, non rispettano adeguatamente la città. Pensate solo allo sversamento fuori orario o secondo le regole dei rifiuti, che è una cosa, sono persone che fanno interi traslochi e buttano tutto per terra. Capita. Quello diventa un problema, quindi deve aumentare il senso civico. Però io credo che questa città ha dei valori che hanno una grande forza, che da un punto di vista, come dire, monetario non sono quantificabili, perché vanno un po' fuori dagli schemi delle politiche liberiste che dominano negli ultimi 40 anni, che sono un popolo molto autonomo, un popolo indipendente, un popolo che ha nella sua storia i valori di libertà, uguaglianza, fratellanza e solidarietà e giustizia. Basta pensare che le quattro giornate di Napoli, siamo stati la prima città d'Italia che si è liberata da sola dal nazifascismo prima che venissero gli alleati, contro un popolo, contro un esercito che era potentissimo, l'esercito tedesco aiutato dai fascisti. Quindi questi sono valori talmente forti che ci fanno superare anche le difficoltà. Dobbiamo aumentare, secondo me, quel rispetto da parte di tutti del nostro territorio. E ragazzi, se me lo consentite, un'altra cosa a cui ho sempre creduto: il ribaltamento della priorità di un concetto. Perché la proprietà privata, ma a proposito dei rifiuti mi è venuta in mente questa cosa, perché la proprietà privata per alcuni conta più della proprietà pubblica? Perché le persone non gettano la carta nella propria casa e la gettano per strada? Al massimo dovrebbe essere il contrario. Se tu proprio c'hai il vizio di buttare la carta per terra, lo fai a casa tua, perché te la devi poi raccogliere tu. Quindi noi dobbiamo far aumentare nella nostra città e nella nostra città metropolitana il senso civico, l'amore della nostra terra. La terra va difesa e va amata, perché più la amiamo, più ne prendiamo cura, più diventa anche ricchezza. Ricchezza non da depredare, ma ricchezza da valorizzare, che produce economia, produce lavoro, produce cultura, e con la cultura e il turismo, l'artigianato, il made in Naples e tutte le nostre caratteristiche, tanta gente viene da noi e quindi anche i nostri territori diventano più forti e possiamo dare una risposta al diritto al lavoro, che è il primo diritto sancito nell'articolo 1 della Costituzione Repubblicana. Grazie, prego, alla prossima. Buongiorno signor Sindaco, sono Anna Alfieri e vengo dal liceo classico scientifico Vittorio Imbriani di Pomigliano d'Arco. Volevo dirle, in questi ultimi giorni i media in generale, quindi i siti web, i telegiornali, hanno commentato il suo post su Facebook circa l'introduzione di una nuova moneta parallela per Napoli. Tuttavia non sono proprio chiari i concreti vantaggi che quest'ultima può recare ai cittadini partenopei. Può quindi chiarirci meglio la sua idea? Sì, è una cosa innanzitutto approfitto per dire che tra le varie cose che abbiamo, tra i vari finanziamenti che abbiamo messo in campo, c'è anche la cittadella scolastica di Pomigliano, mi sono dimenticato di dirlo prima, e io sto facendo la corsa contro il tempo perché i lavori possano iniziare anche entro l'anno. Questo è un investimento importante, quindi ci tenevo a ricordarlo. Beh, è stata accolta con molta ilarità questa questione della moneta. Noi ci stiamo lavorando da molto tempo e sono due aspetti: blockchain e criptomonete o bitcoin. Blockchain è un sistema per rendere sempre più trasparente il rapporto tra pubblica amministrazione e utenti, quindi è un sistema che consente, attraverso la digitalizzazione, la dematerializzazione, di rendere tutto tracciabile, tutto verificabile, tutto accessibile, quindi tutto più pulito, tutto più trasparente e anche più facile quindi individuare eventuali sacche di inefficienza, di illegalità o addirittura di corruttela di qualche persona che sta all'interno della pubblica amministrazione. La criptomoneta invece non è una moneta, cioè non battiamo moneta, non è il film di Totò e Peppino che il sindaco va a battere nella moneta. Sua stamperia. Che pure, beh, esempio, il sindaco di Riace ha battuto moneta, interessante, ha fatto sacche e Vanzetti, Che Guevara, Berlinguer e altri. Noi invece è una cosa che si aggiunge all'euro, è una criptovaluta che consente di comprare prodotti del territorio, consente di scambiare merci, consente di scambiare servizi e consente di pagare alcuni servizi della città attraverso la criptovaluta. Ed è anche il modo per, con un sistema che poi spiegheremo con dei manuali che faremo girare, di produrre utili che saranno investiti nella città. Ad esempio, noi abbiamo fatto in questi mesi alcune sperimentazioni con le criptovalute
gli utili che abbiamo ricavato senza nessun costo aggiuntivo per l'erario della città, abbiamo fatto per esempio opere di decoro urbano, per esempio alcune panchine, alcune decorazioni, alcune sistemazioni di luoghi abbandonati. Quindi è il modo per rendere ancora più forte economicamente una comunità, senza che con questo si va a intaccare la moneta ufficiale. Io è la prima città d'Italia che ha adottato questa delibera, e non so se è anche la prima d'Europa, non lo so, ma d'Italia sicuramente. Grazie, prego. Buongiorno signor Sindaco, sono Francesco De Lido, studente dell'IT Galileo Ferraris. Volevo porle una domanda. È una notizia recente che la città di Napoli ha ottenuto dei finanziamenti statali per la ristrutturazione dello Stadio San Paolo. Sì. Quanto si prevede l'ultimazione di tali lavori nonostante gli impegni della Società Sportiva Calcio Napoli? Beh, per la verità gli impegni della Società Sportiva Calcio Napoli sono stati a parole, nel senso che tutti i soldi, come hai ricordato tu, sono soldi pubblici. E questa è già un po' un'anomalia che noi abbiamo dovuto necessariamente fare, altrimenti lo stadio chiudeva, perché in altre parti d'Italia lo stadio viene finanziato, comunque totalmente finanziato, in gran parte finanziato dalle società private. Qui invece non è la società privata che ha fatto i lavori, sta facendo i lavori per lo stadio, sono finanziamenti pubblici, i lavori stanno andando avanti, adesso stiamo per completare i bagni. Poi tra fine anno e inizio anno nuovo cominciano i seggiolini, così un po' tutto lo stadio. Insomma, tra prima delle Universiadi, entro il 30 giugno, una fetta importante di lavori saranno finiti, un'altra parte continueranno in estate, quindi abbiamo ragione di ritenere che nel giro di pochi mesi complessivamente lo stadio ritornerà a essere uno stadio degno, efficace, funzionante, senza, diciamo, le brutture di questi anni. È chiaro che è sempre uno stadio vecchio, perché è del 1950, però qui c'è una scelta che io rispetto del presidente, che ha ritenuto qualche anno fa, quando c'era la possibilità di realizzare uno stadio a Ponticelli, lui disse che non voleva lo stadio nuovo, preferiva lo stadio San Paolo, quindi su quello ci siamo dovuti tarare. Poi c'è stata una querelle lunga, non facile, di rapporti complicati. Adesso siamo arrivati però al punto che i lavori finalmente si stanno facendo, stanno andando avanti, gli impianti elettrici si stanno facendo, gli spogliatoi sono stati fatti, i bagni stanno ultimando, i seggiolini. Insomma, io ho visto il progetto finale, sarà uno stadio adeguato alla città e alla squadra, che è una squadra forte, una città forte. Grazie. Mi preferisci tu. Se vuoi, se hai il tempo per qualche altra domanda, te la faccio. Vabbè, qualche altra cerco di rispondere. Allora, un altro paio di domande. Poi dico io quando è il time out. Buongiorno, sono Francesca Frattini dell'Istituto Tecnico per il Turismo Francesco Saverionitti di Napoli. Signor Sindaco, la città di Napoli è stata da sempre definita la città più bella del mondo, sia per le sue bellezze artistiche che naturali. Però, nonostante ciò, alcuni fattori hanno danneggiato la sua immagine, producendo spesso danni anche al turismo. Negli ultimi anni però questo settore ha avuto un'importante crescita. Cosa si potrebbe fare per migliorarlo ulteriormente, così da dare nuove opportunità a noi giovani? Allora, innanzitutto mi fa piacere questa domanda, perché mi consente di ricordare un dato che non sempre si trova sui mezzi di comunicazione nazionali. Napoli da 3 anni è la città d'Italia che più è cresciuta per turismo e cultura. Siamo partiti... Quando io sono diventato sindaco di Napoli, Napoli non esisteva. Un turista non si vedeva manco a pagare. No, si vedevano solo le montagne al primo piano dei sacchetti, ma turisti non si vedevano. Quindi non è stato facile, perché tutto questo è stato frutto non di investimenti pubblici, perché come sono diventato sindaco mi sono accorto che non c'erano soldi. È stato frutto proprio di lavoro, di amore per la città, di tanta competenza di tanti abitanti dei nostri territori, di passione, e si sta creando lavoro. Quindi noi adesso dobbiamo migliorare sempre di più l'offerta turistico-culturale, dobbiamo migliorare sempre di più la qualità dei servizi, dobbiamo migliorarci sempre. Io dico che stiamo solamente all'inizio, ma abbiamo un altro dato molto interessante che vi voglio comunicare, perché attiene molto ai giovani. L'ultimo dato statistico che è stato pubblicato dall'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, siamo al terzo posto come start-up giovanili. Abbiamo superato Torino e Bologna. Erano risultati impensabili. Cioè, vuol dire che tanti giovani non stanno andando più via da Napoli, tanti giovani stanno investendo, e i settori in cui si investe tanto sono turismo, cultura, artigianato, made in Naples. Quindi tutti insieme però ci dobbiamo lavorare. E per me è una gioia vedere
tanti ragazzi come voi, poco più grandi di voi, che ormai fanno le guide turistiche, accompagnano le persone quando si fanno le iniziative, e tutti i turisti nazionali e internazionali sono esaltati dalla sensibilità, dalla cultura, dalla professionalità. Io l'ho sempre pensato, quando ero ragazzo come voi, sentivo una frase continua: questa città potrebbe vivere solo di turismo. Questa città sì, potrebbe. Era un tormentone. Era un tormentone. Quando mi sono trovato nella vita, non l'avrei mai immaginato, a fare il sindaco, la prima cosa che ho pensato: ma non dobbiamo aspettare che qualcun altro ci risolva i problemi? Perché guardate che dopo 7 anni e mezzo non ho visto un alleato di Napoli. Tutto quello che ci siamo conquistati, ce lo siamo conquistati noi. E allora però noi dobbiamo essere consapevoli, tutti, che questa città veramente tra qualche anno, se lavoriamo tutti insieme, uniti nelle diversità, noi possiamo autogestirci. Abbiamo tutto, abbiamo ricchezze alimentari, abbiamo ricchezze di territorio, abbiamo cultura, abbiamo il più alto numero di chiese del mondo, abbiamo veramente tutto che può creare un'economia reale, un'economia orizzontale. Cioè non ci facciamo più mettere le mani in testa da nessuno, e bisogna impegnarsi anche in politica, mai solo delegare, perché altrimenti può sempre tornare stagioni in cui la città è stata profondamente depredata. Pensate che le peggiori stagioni dei nostri territori sono state quando sono arrivati fiumi di denaro pubblico, il terremoto dell'80 e i mondiali del 90. Classi politiche scellerate si sono mangiati i denari, non è rimasto nulla sul territorio. Qua senza soldi, col capitale umano, stiamo comunque riscattando una città difficile, che ha un cliché certe volte odioso, che ci buttano contro. A proposito di informazione, l'avete visto, mi è venuto in mente il titolo di Libero dell'altra volta: torna a Napoli il colera. Cioè noi dobbiamo combattere anche contro tutto questo. Ecco che c'è bisogno che la città, i suoi territori, i suoi comuni vengano difesi innanzitutto da noi. Questa è la cosa, secondo me, importante, il messaggio. Io ci ho sempre creduto, non ho mai pensato che possa venire qualcuno a liberarci, anche perché io sono convinto che molti hanno paura del sud e che il sud ha una marcia in più. Noi abbiamo fantasia, passione, entusiasmo e follia. Io, se non fossi stato un po' folle, il sindaco di Napoli non l'avrei potuto fare. Quindi noi abbiamo queste caratteristiche che ci fanno certe volte lanciare il cuore oltre l'ostacolo. E voi che avete l'indirizzo turistico, penso che ne state accorgendo, che se lavoriamo tutti quanti bene, questo è solo l'inizio, e questo significa soprattutto lavoro, che è la cosa più importante, perché è molto brutto vedere giovani che se ne vanno non per scelta ma per necessità. Io vorrei che un domani la gente se ne andasse da Napoli solo per scelta e non per necessità. Certo. E nei prossimi, diciamo, negli immediati periodi che verranno, dopo questa intervista al sindaco che si concluderà con l'ultima domanda, a proposito del turismo, io credo, perché questa è una cosa che facemmo già a Napoli in via sperimentale, però non con gli enti locali, con la direzione scolastica regionale, che sarebbe importantissimo coinvolgere i ragazzi di questo indirizzo turistico in tutta quella fase di progettazione, di accoglienza e guida ai turisti, perché loro sono in grado di farlo ed offrono poi, diciamo, una proposta che anche lì è alternativa ai tutor operator e alle altre situazioni. Assolutamente sì, ma anzi piace anche di più, perché certo. Diamo la parola all'ultimo ragazzo, facciamo l'ultima domanda, perché altrimenti il sindaco veramente non riesce. Buongiorno, diciamo, per gli impegni successivi che ha. Morgan Monteleone dell'Itica Leo Ferraris, e vorrei sapere cosa ne pensa dell'arresto del sindaco di Riace, Domenico Lucano. Allora, io conosco Mimmo Lucano da molti anni. Io ho lavorato in Calabria 9 anni come pubblico ministero, poi lo Stato ha deciso di fermarmi mandandomi via dalla Calabria in un periodo 10 anni fa, quindi voi eravate molto più piccoli. Mi occupavo di indagini molto delicate tra 'ndrangheta, massoneria deviata, politica, istituzioni e affari. Ho toccato interessi molto forti e conosco il livello di collusione delle istituzioni e della politica in quella terra. Mimmo Lucano è una persona umana, è l'antitesi della regola, lo dice lui stesso, ma è l'antitesi del reato. Io sono andato il 4 agosto a fare un'iniziativa con 500 persone a Riace, con la sindaca di Barcellona. Gli ho espresso vicinanza, solidarietà, amicizia e affetto. Il problema di Riace non è Lucano,
cioè il sindaco, il problema di Riace non è l'immigrazione, ma è l'emigrazione. Riace era un paese finito perché i calabresi se n'erano andati da Riace per le ragioni anche che abbiamo affrontato stamattina. I borghi e i bassi erano abbandonati. Un giorno, molti anni fa, sbarcarono curdi, africani, siriani, medio orientali, e Mimmo Lucano, come pochi altri sindaci, che alcuni preferivano colludere con l'andrangheta, lui invece aprì le porte del suo comune agli stranieri, che cominciarono a far rinascere quei luoghi. Quei luoghi abbandonati sono diventati botteghe. In quelle botteghe c'è la bottega del pakistano, dell'indiano, del palestinese, dell'afghano. È bellissimo. Ragazzi, pensate, mentre facevamo il dibattito il 4 agosto di sera, io, Mimmo Lucano, la sindaca di Barcellona, davanti a 500 persone, in un agorà che ricordava molto la storia dell'umanità, che là nasce, da Locri, quelle zone là, dietro di noi giocavano a pallone bambini calabresi, bambini africani e bambini medio orientali. Questo è il modello di Mimmo Lucano. Lo Stato arresta Mimmo Lucano perché non ha rispettato qualche regola nelle norme sull'immigrazione e lo accusano di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. È la stessa accusa che rivolsero ai pescatori siciliani quando salvarono delle vite in mare e gli dissero che la legge lo vietava, gli sequestrarono i pescherecci e li accusarono di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, e i pescatori dissero: tra la legalità e la giustizia abbiamo scelto la giustizia. Allora io vi porto questa esperienza nel chiudere, che però non mi ha spinto a lasciare le istituzioni. In questi anni, 15 anni di magistratura e 8 anni di sindaco, purtroppo i nemici più pericolosi io li ho avuti all'interno dello Stato, però ho deciso di rimanere nello Stato perché non accetto l'idea che vincano i corrotti, i mafiosi e i collusi. Quando mi renderò conto un domani che questa battaglia è persa, mi metterò a fare un agricoltore, un pescatore, un libero pensatore, ma è una battaglia di una difficoltà estrema ed è importante che la gente capisca questo tema. Non perché la criminalità organizzata non uccida più magistrati, poliziotti, carabinieri o persone importanti sia meno forte, è ancora più forte perché è penetrata dentro le istituzioni, è penetrata dentro la politica, si fa le leggi e certe volte diventa il cancro all'interno della democrazia istituzionale del nostro paese. Ecco perché c'è bisogno di una rivoluzione culturale, ecco perché c'è bisogno che le persone pensano con la propria testa e si schierano, ecco perché c'è bisogno che di fronte a un sindaco che ha potuto anche fare delle violazioni della legalità formale ha sicuramente applicato la giustizia. Io trovo particolarmente odioso che in una terra in cui ho visto con i miei occhi centinaia e centinaia di persone corrotte venga arrestato Mimmo Lucano. È come se avessero arrestato l'umanità. Quindi io solidarietà a Mimmo Lucano, non vedo l'ora di riabbracciarlo, è una persona, come dire, di una bontà infinita che ha reso vivo un paese che era morto. Quindi attenzione, guardiamo bene le cose, perché questo è il momento in cui noi dobbiamo sconfiggere non solo il male, ma dobbiamo sconfiggere anche l'indifferenza, perché l'indifferenza aiuta il male e io non sopporto la gente che non si schiera e aspetta di vedere chi vince per poi schierarsi. Ognuno lo faccia come vuole, ognuno scelga la propria strada, ognuno rifletta, ognuno si guarda al proprio specchio, ognuno ascolta il proprio cuore, ma questo è un momento in cui bisogna scegliere da che parte stare e io credo che Napoli saprà scegliere da che parte stare e il popolo napoletano saprà dove andare quando bisognerà fare delle scelte importanti. Grazie. Grazie. Ringraziamo il sindaco. Posso fare i complimenti ai ragazzi? Certo, veramente se lo meritano. Ringraziamo il sindaco e gli strappiamo sin d'ora la promessa che sarà ospite nella prima puntata del nostro format. No, ma rivediamoci con molto piacere, un confronto utile, molto utile anche per me. Ok, grazie ancora.